9 giugno 2023. Siano lodati oggi e sempre i santissimi nomi di Gesù, Giuseppe e Maria. Oggi commemoriamo Sant'Efrem Siro Diacono. È nato a Nisibi nel 306, è morto a Edessa nel 373. È dottore della Chiesa, ha fondato una scuola teologica, ha composto inni che si cantavano in chiesa ed erano pedagogici, cioè mistagogici. Avevano sempre un insegnamento per chiarire bene le basi della fede cattolica. In lingua siriana, tanto che fu chiamato cetra dello Spirito Santo. Il Vangelo è di San Marco, un pezzettino, capitolo 12, 35-37. Nel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse: il Signore, il mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Gesù non dice mai espressamente che è Dio, il figlio di Dio, però fa delle argomentazioni in modo tale da far riflettere chi ascolta. In questo brano fa due domande retoriche. Immagina, ma dicono che il Messia sarà il figlio di Davide. Dicono. Poi fa un'altra domanda retorica. Ma se il Messia il figlio di Davide, come mai dice che il Signore dice al mio Signore? Lo chiama Signore, il figlio lo chiama Signore, cioè Dio. Infatti il brano conclude, furono ammirati quello che diceva. Ma è chiaro, parlando in questa maniera, ha detto che il Messia sarebbe quello, ma non che è lui. C'è il famoso segreto messianico, cioè il Signore non si vuole manifestare, ti manifesterà sulla croce realizzando tutte le profezie del servo di Yahweh, del profeta Isaia, non solo, ma poi con la resurrezione si manifesterà a pochi e per diffondere la buona notizia che Dio finalmente ci ha fatto vedere e ci ha fatto uomo, per farsi vedere ci ha fatto uomo, perché Dio non si può vedere, Dio è spirito, il Padre è spirito, il Verbo è spirito, lo Spirito Santo certo è spirito, ma facendosi uomo e avendo la discendenza di Davide, lui è il vero Messia, è il vero figlio di Dio, Dio stesso. Qualcuno l'avrà capito, quando hanno ammirato la sua argomentazione,
ma riguarda il Messia e che poi anche il sacerdote. Il Salmo 110-109, secondo la numerazione, in cui è proclamato il figlio di Davide, Dio e sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Detto questo, sappiamo come Gesù si fa vedere, si fa toccare, mostra la sua divinità, non la vuole dimostrare apertamente, ma c'è, si vede e si tocca. Gesù sa nascondere bene il segreto messianico, perché non era il momento di poter rivelare a tutti la sua divinità e la sua missione. Però manifestarla sì, farla capire magari in maniera velata sì, e così ha fatto. Fatto capire, citando quel salmo, che è figlio di Davide, e lui che è Gesù, ed è il figlio di Dio, Dio stesso. Riceviamo la sua benedizione. Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca, vi protegga. Il Signore faccia risplendere su di voi, e vi dia la sua misericordia. Il Signore volga il suo sguardo verso di voi, dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Specialmente sui sofferenti di qualsiasi genere. Perché trovano in noi la certezza che abbiamo Gesù vivo, presente, che ci vuole aiutare, ci vuole fare sentire il suo amore, ci vuole toccare la sua presenza. Ci facciamo aiutare dalla Vergine Maria Immacolata, madre sua e madre nostra, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, Sant'Efrem, il Siro, la Ceta dello Spirito Santo, tutti i santi e gli angeli, ma capo San Michele Arcangelo, Gabriele e Serafele. Alleluia. Ricordiamo, siamo amati da Dio fino alla fine, in maniera incommensurabile.